ma in particolare, come ogni domenica per tutto il mese di maggio, ho il piacere e l'onore di fare due chiacchiere con il grande Davide De Stefano. Buona domenica, Davide. Ciao Antonella, buongiorno a tutti, buona domenica e auguri a tutte le mamme. Ecco, la prima cosa, auguri a tutte le mamme. La prima cosa che ti dico, come la gente sta venendo a comprare un sacco di dolci, immagino. Sì, c'è molto movimento, chiaramente tutti teniamo la nostra mamma, quindi io purtroppo l'ho persa diversi anni fa, però ce l'ho sempre nel cuore e Sì. quindi c'è molto movimento oggi in città. Poi è una Movimento. bellissima giornata. Ecco, quindi ci sta il passeggio con il cono da gelato con Italico, ma ci sta là il dolce. A proposito, prima di passare un po' a quelli che sono i progetti, noi abbiamo concentrato le nostre chiacchiere su questo progetto, io voglio domandarti, c'è qualcosa che avete fatto in particolare per la festa della mamma? Qualche dolce, ovviamente la forma, qualche gusto? Sì, a parte i soliti cuoricini che ormai si trovano perché il cuoricino rappresenta un simbolo che rappresenta l'amore, l'affetto per la Sì. mamma. E abbiamo fatto delle torte tradizionali con le fragoline di bosco, perché la festa della mamma non può prescindere dalle fragoline di bosco. Io mi ricordo da piccolino di aver sempre visto per la festa della mamma queste fragoline che sono una cosa eccezionale, proprio. La Sì. crema chantilly, insomma, è tutta una poesia. Ecco, quindi crema chantilly, fragoline di bosco, cioccolato. Cioccolato bianco. Mamma E mia. insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché passiamo dal tradizionale poi alle nuove rivisitazioni con dei dolci scomposti. Venite a trovarci, insomma, che Sì, si fa prima. ricordiamo, io volevo ricordare che insomma il tuo chiosco è famosissimo e lo sappiamo all'inizio della Via Marina, quindi è famoso, però da un anno c'è anche un nuovo punto. Sì, infatti lì ci sbizzarriamo un pochettino con delle preparazioni particolari, sia di pasticceria gelato che di pasticceria normale. Che ci si può E anche quindi sì. sedere e prendere tranquillamente un gelato, che poi è lo stesso, no? Perché poi mi hanno chiesto degli amici, ma il gelato, quello del chiosco e dell'altra pasticceria è lo stesso? Sì. Sì, identico, le miscele di partenza sono identiche, sono le stesse, Ecco, chiaramente, e questo ricordiamolo, Davide. E mi chiedevano, ma non è lo stesso? Dico, no, tranquilli ragazzi, però ve lo faccio dire in diretta telefonica da Davide, quindi siamo proprio sicurissimi. Allora, Davide, invece io volevo un po' ritornare a quello che abbiamo iniziato la settimana scorsa, la nostra avventura, e parlando del progetto Italico. Progetto Italico che vogliamo un po' ricordare a tutti i nostri ascoltatori, gelatieri che sono all'ascolto, di cosa si tratta. è un concetto di collaborazione, di fratellanza, di unione tra i vari professionisti e non di uno stesso settore, per intenderci, non solo i gelatieri come me. Per esempio, questa settimana Sì. uno degli chef più in voga, più bravi, chef Antonio Battaglia, che è l'executive chef di Villa Ciringhito, ha realizzato un piatto, quindi un italico versione gourmet, e l'ha chiamato Italico Mat. Italico? Perché? Italico Mat, perché Mat? Perché è composto con degli spaghettoni Mat monograno, Sì. che sono il top della qualità di spaghetti proprio, e con una salsa di ricotta, dei fichi dottati di Cosenza, delle nocciole, il Sì. peperoncino calabrese e un finocchietto selvatico. Quindi Pure il peperoncino. sì. Poi con un impiattamento che era tutto dire, ma questo sempre per veicolare questo concetto di collaborazione, perché questo ragazzo molto giovane ha praticamente una voglia e collabora con tutti, trasmette il suo sapere, quindi è proprio un modo di pensare, una forma mentis che vogliamo che si diffonda sempre di più. Sì, stavo vedendo anche che c'è anche in Piemonte. Sì, Cioè, abbiamo unito, cerchiamo di unire tutti gli ingredienti, ecco. Devo dire che il gelato italico spacca alla grande, quindi è il motto, l'italico che spacca ma che unisce l'Italia, è Esatto, fantastico. deve spaccare non solo il gelato, deve spaccare il concetto perché ci siamo Sì. veramente stufati di sentire solo cose negative. Noi No. possiamo dare, ma tanto, tanto, tanto. Quindi Tanto. dobbiamo remare tutti in questo senso, È ecco. quello che dobbiamo fare. Io l'altra volta che poi le cose da raccontare sono tante, no? Noi
le sappiamo in privato, poi chiudendo io mi sono ricordata, ma tu hai avuto anche una bellissima esperienza e vorrei che me la raccontassi qua in diretta, che la conosco, i nostri ascoltatori, non tanto, ma l'esperienza con il gambero rosso, quindi andare Ah, lì, perfetto, è ecco. vero, me l'avevo dimenticata, ma proprio No. ci siamo sentiti, sì, non ne avevamo parlato affatto, No, sì. non me lo dimentico perché poi io l'ho rivista e il tuo modo di presentare è stato bellissimo, quindi vorrei che ce lo raccontassi tu ai nostri microfoni. Sì, sono stato invitato un mesetto fa a Roma, Città del Gusto, a Gambero Rosso, a girare uno speciale che si chiamava I Maestri del Brivido, quindi 10 gelatieri di tutta Italia, nord, centro e sud, a rappresentare con i prodotti locali la propria regione. E della Calabria c'ero io e chiaramente non potevo non portare un sorbetto al bergamotto. Ecco qui, sorbetta il A parte bergamotto, ovviamente Italico che abbiamo Sì. portato anche quello, però non poteva mancare un nostro prodotto tipico. Sì. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima, anche perché io l'ho interpretata in maniera molto semplice, cercando di rivolgermi in maniera semplice e immediata nei confronti del pubblico, con una terminologia proprio tranquilla, Per arrivare approcciando con... un po' per arrivare a tutti, quindi Sì, cercare di essere sì. molto chiaro. Perché a mio avviso chi ti sta a sentire a casa deve poterti capire e replicare le tue preparazioni, altrimenti non ha senso. I tecnici li facciamo magari tra di noi, tra professionisti, ma la gente vuol conoscere la composizione Sì. delle preparazioni in maniera molto semplice, possibilmente poterle replicare a Sì, casa. E così è infatti. stato. E poi io ho visto che c'era anche un altro dolce che tu hai preparato, lo scomposto con... Mamma Sì, abbiamo fatto un gelato di ricotta mia, che danno! Tu lo sai che è il mio gusto, che io adoro la ricotta. Mi vabbè, stai diciamo che si è facendo un vincenti perché la danno. ricotta si abbina un po' con tutto, quindi Mamma chi mia. fa un gelato di ricotta è già vincente in partenza. E abbiamo preparato questo gelato di ricotta e dato che si voleva valorizzare una cialda particolare a forma di cannolo, Sì, che mi è venuta l'idea di fare un cannolo scomposto la e quindi... signora lì ti ha chiesto il perché in quel modo, perché era diverso da... ti ha fatto la Esatto, perché domanda, ecco. il ripieno in sostanza che va dentro viene tolto fuori e scomposto e messo un pochettino diciamo fuori il piatto. E alla fine è un'esplosione di gusto perché lo stesso mangiandolo viene un'esplosione di gusto, è Cioè. pazzesco. È pazzesco, sì. Comunque è Poi, una bellissima esperienza, bella veramente abbiamo fatto veramente. bella figura, ha fatto bella figura la Calabria e l'essenziale è proprio questo, portare una testimonianza positiva, un'immagine positiva e non solo notizie negative che sono più facili a diffondersi, insomma. Sì, devo dire che poi hai anche una bella presenza scenica e quindi... Mi hai pensato di fare un po' di televisione, Davide? E allora, guarda, Ti dico quest'anno la abbiamo fatto verità, ti trovo qualcosa. molto molto bene. È stata una sorpresa anche per me questo discorso, perché Sì. io ho sempre pensato di essere letteralmente negato per questo tipo di cose. Invece è venuta abbastanza naturale, la trasmissione è riuscitissima, gli ascolti sono andati bene, insomma, Possiamo ci sta, ricordare ecco. se i nostri ascoltatori adesso hanno per esempio curiosità di rivedere questa tua intervista, ricordiamo i canali social, ecco come possono seguire il progetto Italico, Davide De Stefano, la gelateria in particolare e poi tutti i progetti che ci sono dietro. E allora il canale Facebook della gelateria Cesare è Gelato Cesare, lì abbiamo tutto quello che facciamo, quindi ci sono anche i video di Gambero Rosso, le varie interviste e poi abbiamo una pagina Italico Sì. proprio dove raccogliamo tutti i suggerimenti di tutti i professionisti per sviluppare i progetti, perché Italico non è solo un nostro progetto, ma è il progetto di tutti quelli che vogliono diffondere il positivo che c'è nella nostra regione. Sì. Quindi Quindi aspettiamo tutti i suggerimenti. possono E poi c'è scrivere la... nella pagina anche c'è un contatto email, ecco, possono... Esatto, in pubblico, in privato, come preferiscono. Noi accogliamo tutti i suggerimenti, rispondiamo a tutti e cerchiamo insomma di costruttivamente di sviluppare qualcosa. Ok, invece vedevo che abbiamo conquistato, mi metto pure io dentro la crack
Cracovia. Siamo arrivati in Cracovia, pure Italiche, cioè, ma siamo dappertutto, Davide, è fantastico, guarda, tutto questo Esatto, sta è... contagiando un po' tutti questo modo di pensare. Ti ripeto, la gente è stanca di sentire cose negative, quindi quando automaticamente tu diffondi un pensiero positivo, di collaborazione, di distensione, viene accolto da tutti E e poi la gente ha tanta voglia di dare, quindi tra tanta gente, insomma, negativa c'è altrettanta positiva. Noi dobbiamo positiva che raccogliere quelli dobbiamo positivi e unire andare avanti. attraverso il gelato che spacca all'interno con il gusto, ma che unisce tutti quelli che sono i sapori più buoni della nostra terra meravigliosa, dal bergamotto, dal peperoncino. Mi verrebbe da dire un qualcosa che noi abbiamo, però non credo che si possa fare un gelato con la cipolla di Trofea. No? Come no? Come no? È stato fatto, l'abbiamo già fatto e penso che lo rifaremo. Chiaramente non è da pensare di poter andare in gelateria e mangiare un cono alla cipolla, ecco, non in questo Però senso c'è perché non comunque sarebbe un gradevole. aroma, un qualcosa che ri... No, 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 Proprio la... nel contesto di un piatto, per esempio, una Sì? pallina di sorbetto di cipolla rossa di Tropea abbinato a una tagliata di tonno, a una tagliata di carne. Una Quello è un valore freschezza. aggiunto, Ecco, quindi in quindi... questo senso va benissimo, Va a come no? impreziosire, ma io ho detto cito per la Tropea, però non sapevamo, non abbiamo concordato nulla. Io l'ho detta lì così è proprio è riuscita. No, i sorbetti gelati gourmet vanno tantissimo, però devono essere saputi sfruttare. Non E poi andrei mai in gelateria a mangiare un cono, pomodoro e no, cipolla, no, però. il cono cioè, a cioccolato, tutto quello che vuoi, ma insomma, gli altri li In un mangiamo. contesto gastronomico già ci Ci sta, può è stare. diverso. La qualità, noi poi abbiamo il bergamotto, devo dire, c'è, abbiamo questo prodotto che è meraviglioso, che è in Calabria, e tu devo dire lo utilizzi moltissimo in quello che è il gelato e in quello che sono i dolci. Ma cos'è Sì. Il che rende diverso rispetto agli altri agrumi? bergamotto ha delle proprietà nutraceutiche pazzesche, abbassa il colesterolo, abbassa la pressione arteriosa, si è riscoperto negli ultimi anni e proprio per questo ha acquisito un certo valore, era stato un po' dimenticato. Meno male che l'hanno riscoperto e ora è in voga e quindi cavalchiamo l'onda e cerchiamo di spingerlo il più possibile. Noi in gelateria Assolutamente. facciamo due versioni, Sì. una sorbetto Sì. senza latte e derivati, e vegan completamente, Quindi e per... un'altra crema invece con il latte profumata al bergamotto, con un limone candito, un bergamotto candito, quindi molto buono, che si chiama Sapori di Calabria. Sapori di Quindi abbiamo Calabria. le due versioni per accontentare tutti e due. Ormai c'è la tendenza di andare a produrre questi gelati nutraceutici Sì. agli alimenti cosiddetti polifunzionali, che danno un valore aggiunto perché contengono delle sostanze che fanno bene alla nostra alimentazione, alla nostra dieta giornaliera. Quindi anche la salute adesso si avvicina, quindi il gusto, il benessere, la qualità, quindi il prodotto sano e poi se poi fa bene alla salute ben venga, quindi un bel gelato durante la pausa pranzo estiva e come dire, è tutto di guadagnato di salute e poi torni a lavorare con un sorrisone che è quello che insomma, quello non lo paga nessuno, non ha prezzo. Infatti io dico che con un gelato si regala un sogno, perché per 10 minuti tu mangi un gelato, ti rilassi, se spegni il cellulare ovviamente, È anche giusto, e non fai ti lì la dimentichi di tutto. foto e la metti e poi ti squaglia, però siamo tutti social, ormai è un po' così. Io devo dire la verità che è meraviglioso questo progetto che stiamo facendo insieme, quindi domenica prossima io direi di parlare proprio su, mi vorrei soffermare anche sul discorso di chi è intollerante, no? Sui Come no? valori, faremo poi questo. Io volevo ancora ricordare la gelateria Cesare, abbiamo due punti, il famoso chiosco, poi l'altra dove troviamo non soltanto il gelato e i dolci, ma anche centrifugati, spremute, quindi ci si può sbizzarrire a fare colazione lì, no? Come no, certamente, certamente. Quindi questi due Volevo punti. fare un'altra Sì, domanda invece, Antonella. dimmi. Come ci si trova a fare da giurata in una manifestazione così importante? Perché io ho delle indiscrezioni che mi arrivano e so che farai da giurata a Sì. Miss Mondo
Calabria e È vero? Sicilia, sì. Ieri abbiamo iniziato a conoscere le Miss, oggi avremo il verdetto insieme agli altri della giuria di qualità e si aggiungeranno altri. Devo dire la verità, un'emozione non me l'aspettavo perché poi è molto. C'è il tuo giudizio lì, è molto importante. Le ragazze ti guardano, è come che se ti chiedono con gli occhi di dire io sono, posso andare avanti. Quindi cerchi di mettere da parte quello che può essere il giudizio femminile, cerchi di guardare oltre la personalità, il modo di comunicare, l'armonia delle forme e tante cose. Non è facilissimo perché poi in quei pochi minuti anche ti affezioni, sembra strano, però poi diventa difficile. Una bella gatta da pelare, come si suol dire, però sono onorata e cercherò di dare il massimo, almeno il mio punto di vista, oltre alla bellezza, anche il modo come stanno, come comunicano, perché ieri le abbiamo sentite parlare e per me era importante, perché sai, la bellezza è fine a se stessa, ci devi mettere anche la personalità che fa la differenza e ti può portare avanti poi nella vita, se vuoi fare questo mestiere che non è facile. Secondo me è quello che emerge dopo, no? Perché di bellezze ce ne sono parecchie, però Ci vuole poi il la complesso che personalità, è come è il ogni cosa. fattore X che ti colpisce per un complesso di cose ti rimane impressa una piuttosto che un'altra. Sì, Tra l'altro hanno il vantaggio di essere quantomeno giudicate da una bellissima donna, quindi voglio dire. Grazie. No, devo dire, è una bella giuria di qualità, ci sono grandi professionisti del settore, io sono onorata, ecco, di questa esperienza. E poi questa sera quando torno, mi sa che passo da te e mi prendo Italico, vedi? Eh sì, Quindi perché dopo questo tour de sì, force ci vuole proprio credimi, una guerra di gelato. ci vediamo stasera in mi sa che passo da te, ti faccio una chiamata e ci vuole una coppona di Italico, credimi, mi siedo lì e me la mangio con gusto e ti racconto, va bene? Va benissimo, io intanto mando un saluto a tutti Sì. i radioascoltatori e a tutte le mamme naturalmente, e un bacio a tutti Noi ti e tanti auguri. ringraziamo Davide, ricordiamo che l'intervista verrà mandata poi sulla pagina di Facebook, per chi se la fosse persa può ascoltarla e può vederla tranquillamente nel pomeriggio sulla pagina di Radio Studio 95. Quindi a più tardi Davide, a questa sera con Italico. Ciao, ciao Antonella, ciao, Un buona giornata. abbraccio, grazie a te.